teatro delle tre di Gautieri, la preoccupa? La preoccupa, ha un attacco forte, viene da due vittorie esterne, ha fatto 4 gol a Reggio Calabria e ne ha, poteva fare altri 4, 5, 6, ha vinto a Pescara. Tengono 3 attaccanti sempre davanti, 3 attaccanti velocissimi, soprattutto i due esterni, Odomadi e Roberto. Che è un giocatore molto molto bravo, e giocano su una grandissima intensità di questi tre. E lì dovremmo essere veramente molto molto bravi con i difensori a contenerli, a gestire, a trovare il giusto compromesso tra la fase propositiva. Per non parlare in mezzo di nuovo. Perché altrimenti si rischia sempre, sì. No, sì. Ma, e quindi dobbiamo stare molto molto attenti a questa squadra. Quindi 4-3-3, si muovono bene, giocano bene, un po' di ispirazione zemaniana, possono concedere qualcosina in fase di ripartenza, quindi potrei anche aspettarmi che facciano un pezzo di partita loro e noi magari di rimessa. L'andamento potrebbe starci anche questo. Io ho detto zemaniana perché la fase offensiva la fanno, non sono mai rinunciatari. Lo testimonia proprio, dicevo, Salavidio di là prima, che proprio al 93esimo fanno gol a Reggio Calabria e hanno i 3 attaccanti contro un difensore solo della Regina. Cioè loro tengono lì, difendono in 7, attaccano prevalentemente in 3, sempre pronti a ripartire. Questa sarà la difficoltà maggiore che domani troviamo, non tanto quando poi ci si muove nell'affrontarli, proprio su questa ripartenza, su questo attacco dei 3. Perché come gli esterni vanno in possesso palla, giocano nell'uno contro uno. Quindi sicuramente staranno un pochino più attenti, perché visto che anche noi giochiamo di ripartenza, di profondità e non tanto di circolazione di palla, quindi cercheranno di concedersi meno campo. Tenere bene il campo sarà un fattore molto molto importante. Molti livelli individuali, soprattutto i difensori, nell'uno contro uno con loro, dovranno essere molto bravi a portare la doppia di marcatura, non concedergli sempre uno contro uno perché sono troppo bravi. Velocità, sono bravi, dovranno essere bravi a concedere poco spazio per ripartire, quindi equilibrata sempre, serve equilibrio sempre nel fattore gioco, e sapere anche noi far partita o l'opportunità, penso che potremmo avere anche noi di giocare la palla in tante situazioni importanti e poi sfruttarle bene.